Al derby del Valdarno Fiorentino della nona giornata, i ragazzi di mister Bernini arrivano nuovamente da capolisti, dopo la vittoria ad Albinia. Neroverdi della Regnanese che non hanno avuto il cammino che ci e si aspettavano prima dell'inizio del campionato, ma che, vista la classifica corta, sono in corsa per tutti i traguardi. Formazione ospite che risulta sempre più a suo agio in trasferta, facendo male in casa. Si scontrano sportivamente due amici ed ex compagni accomunati dalla prima esperienza in panchina, Andrea Berlini e Cristian Caleri. Capitan Bettini è sempre il benvenuto a Figline, ma anche questa volta non riesce a giocare contro l'amico ed ex compagno Emiliano Frediani. Emiliano squalificato per somma di ammunizioni, mentre Bettini è fermo per infortunio muscolare. Si rivede in campo Fettolin dopo tre turni fuori per la subluxazione della spalla e anche Meacci dalla squalifica. Gara diretta dal signor Lencioni di Lucca e riprese affidate ad Emilio Romoli. Andiamo al 15° minuto. Guardia gialloblu che spasticcia e lava, per fortuna non ne approfitta. 26° minuto, Mocarelli sul corner di Mazzoni non mette in rete da un passo, rammaricandosi dell'errore. 43° minuto, Casini parte in contropiede in 2 contro 1, ma non trova l'idea giusta e perde un'occasione ghiotta. Primo tempo che si conclude con 2 minuti di recupero, che concludono la prima frazione di gara priva di gioco ed emozioni degne di tale nome. Troppi errori banali per i ragazzi Bernini, che devono riordinare le idee per il secondo tempo. Secondo tempo che riprende a formazioni invariate con le riprese di Emilio Romoli. Andiamo all'ottavo minuto, si lei in fase offensiva, trova Fini in aria, ma il numero 11 gialloblu si allunga il pallone che va tra le braccia di Burzani. Nono minuto, Lava salta in aria in modo fortuito, ma conclude al lato sotto il controllo di Poponcini. Al 48° minuto, sulla rimessa lunga di Vannini, Silei ci mette la testa, ma Burzagli si supera e non permette di esultare. Arriva il triplice fischio del direttore di gara dopo 4 minuti di recupero a concludere una giornata veramente brutta dal punto di vista del gioco. Un peggior Figline vista qui al Del Buffa, ma la peggior Figline soprattutto vista in tutto il campionato. Un pareggio tutto sommato giusto e sbadigli che sono stati numerosi in tribuna stampa e in tribuna, ma soprattutto mancava quello che è il punto di riferimento in fase offensiva, Emiliano Frediani. Adesso bisogna recuperare lo svantaggio di 2 punti dalla castelnovese capolista andando a giocare a San Gimignano con un'intenzione completamente diversa rispetto a quella di quest'oggi.